Ciao ragazzi, da Can Vittorio si è concluso il big match della terza giornata di Serie A, Fiorentina-Juventus 0-0, sembra difficile a dirlo, ma la Fiorentina meritava di vincere, ha dominato nel primo tempo, partita veramente a senso unico nel primo tempo con la Fiorentina che ha schiacciato la Juve nella propria metà campo, Juventus un po' distratta e un po' anche sfortunata perché ha perso Douglas Costa dopo pochi minuti e poi alla fine del primo tempo un Pjanic che comunque stava facendo grande fatica, evidentemente aveva già un problema fisico. Fiorentina ha avuto tantissime occasioni, bravo Montella che ha cambiato un po' la formazione, schierando un 3-5-2, sorprendendo probabilmente Sarri e giocando un pressing altissimo, ha messo da subito in difficoltà la difesa della Juventus che ha sofferto tantissimo, la Juve non è mai riuscita ad impostare grazie a questo pressing altissimo, anche perché Szczęsny, che di solito è molto bravo nei piedi, ha sbagliato tantissimo, addirittura ha rinviato addosso a Chiesa che incredibilmente non ha segnato. E poi il pressing altissimo della Fiorentina ha messo in grande difficoltà la Juve. E bene, benissimo Ribéry, onestamente grande sorpresa per me, non mi aspettavo un Ribéry così tonico. Fin quando è rimasto lui in campo la Fiorentina ha dominato, quando è uscito lui i viola sono calati di intensità, è uscita fuori la Juventus che ha avuto un paio di buone occasioni, ma onestamente la Fiorentina nel primo tempo ne ha avute talmente tante che meritava decisamente di vincere. A mio avviso alla Fiorentina manca un vero centravanti. Oggi con un centravanti vero la Fiorentina probabilmente avrebbe vinto la partita perché sia Chiesa che Ribéry sono due seconde punte, due ali più che un centravanti, facevano grande movimento, grandi occasioni, ma poi mancava un punto di riferimento al centro per segnare, per raccogliere tutti gli assist e tutte le azioni. Per cui secondo me questa è una lacuna che non ha permesso alla Fiorentina di vincere. La Juve male, molto male, perché dopo la buona prova contro il Napoli, la Juve è stata surclassata la Fiorentina, sia dal punto di vista tattico che tecnico, Cristiano Ronaldo praticamente invisibile. Douglas Costa aveva fatto qualcosa, poi è uscito, Bernardeschi zero proprio, e anche Higuain ha fatto pochissimo, è rimasto in panchina per 90 minuti Dybala perché la Juve è stata costretta a fare tre cambi per infortunio, Douglas Costa, Pjanic e nel finale è uscito anche Cancelo per Danilo, scusatemi, per infortunio, per cui Dybala non è potuto entrare, ma una Juventus veramente che ha fatto fatica dal punto di vista tattico e anche velocità molto lenta nel manovrare e questo è un campanello d'allarme soprattutto in vista della Champions League dove non solo questi tanti infortuni preoccupano, ma anche la forma di questa partita dove la Fiorentina ha veramente dominato e meritava di vincere, devono suonare come un campanello d'allarme importante per Maurizio Sarri. Risultato finale 0-0, Fiorentina che nelle prime due partite aveva incassato 6 gol e quindi può rallegrarsi Montella per la performance. Certo, oggi la Fiorentina meritava i 3 punti e questo è un grande rammarico per i Viola, che però si muovono in classifica finalmente e quindi possono guardare con più fiducia al futuro, anche perché Ribéry ha giocato molto molto bene. Per voi chi è stato il migliore in campo? Per me Ribéry, scrivetelo nei commenti qua sotto. Ciao, alla prossima.